Francesco Conci, terza vittoria consecutiva in 3 giornate di campionato. Meglio di così non si poteva cominciare questa nuova avventura in Serie B a livello di risultati. Sì, hai detto bene, proprio a livello di risultati. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto nelle prime 2 partite perché abbiamo dimostrato una buona tenuta mentale e espresso un ottimo livello di gioco, soprattutto nei fondamentali di seconda linea. Oggi devo dire che è stata una partita veramente brutta per tutte e 2 le squadre. Noi abbiamo fatto molta molta fatica, un passettino indietro rispetto alle 2 gare precedenti. Ci teniamo il risultato, ci godiamo questa classifica che ci sorride, però dobbiamo avere assoluta consapevolezza che esprimendo questo livello di gioco andiamo poco lontano. Soprattutto perché avete sbagliato tanto rispetto alle altre 2 partite. Sì, abbiamo sbagliato tantissimo, solo il primo set, 10 errori fra attacco e battute, ma fra l'altro errori brutti, non errori di quelli che consideriamo accettabili in quello che è il nostro sistema, la nostra idea di gioco. Ciò nonostante, ne abbiamo discusso fra il primo e il secondo set, però l'andamento non è cambiato. Abbiamo fatto qualcosa di buono all'inizio del secondo e del quarto, però c'è sicuramente tanto ancora da fare in palestra. Devo dire che è stata una settimana in cui abbiamo avuto un po' di difficoltà per qualche infortunio, qualche ragazzo ammalato, non abbiamo mai potuto fare situazioni di 6 contro 6 e forse un po' nel gioco questa cosa si è vista, però non deve diventare una scusante. Però è un segnale vincere anche quando non si gioca benissimo, è un segnale importante per una squadra. Sì, da un lato è un segnale importante, dall'altro dico che abbiamo affrontato una squadra giovane come noi che ha concesso anche lei qualche errore nei momenti decisivi, forse una squadra anche mediamente più giovane di noi, e quindi sì, ripeto, ci teniamo il risultato che è positivo, però sul gioco c'è tanto da fare. Ottima prestazione di Bonatesta oggi. Sì, probabilmente gli avversari iniziano a studiarci un po' e hanno visto che nelle prime 2 gare la distribuzione è stata sbilanciata molto su Micheletto. Da parte nostra dobbiamo necessariamente variare un po' di più perché non possiamo chiedergli di fare i miracoli, perché non si vince con un giocatore solo, specie in questa categoria. Oggi devo dire che con anche i centrali che non sono riusciti ad esprimersi in attacco sui livelli a cui eravamo abituati, Bonatesta soprattutto, ma anche Leoni in modo particolare nel quarto set, hanno dato dei segnali importanti perché sono giocatori su cui vogliamo contare nelle prossime gare, visto che per riavere il nostro posto poggio probabilmente passerà almeno un altro mese.